L'Arborea Sailing Team anche quest'anno avrà come manifestazione principale il circuito Volvo Cup, che quest'anno è caratterizzato da 5 tappe nazionali, e in più ci sarà a fine stagione, verso luglio-agosto, ci sarà il campionato del mondo. Quest'anno il campionato del mondo è in Italia, per cui diciamo è sicuramente il principale obiettivo. Per quanto riguarda la Volvo Cup, cercheremo di riconfermare quanto fatto di buono l'anno scorso. Non sarà facile, che sicuramente il livello quest'anno sarà più alto. Puntiamo molto anche alla prima tappa di Cagliari, chiaramente giocando in casa cercheremo di dare il massimo, di ottenere qualcosa in più. Al mondiale non si sa, che al mondiale sono attese più o meno una novantina di barche, per cui lì bisogna vedere un attimo durante la stagione come siamo messi prima di poter dire puntiamo nei 10, puntiamo nei 20 sicuramente, però lì sarà la regatta, diciamo, clou della stagione. Mancano ancora, diciamo, 2 o 3 tappe, se non sbaglio, per la conclusione del campionato invernale di Capitana, dove siamo primi. Cercheremo di portare a termine anche questo successo. Dalle prossime tappe si uniranno anche alcuni equipaggi nazionali, servirà sicuramente per l'allenamento, però il tutto è concentrato, diciamo, i riflettori si accenderanno a fine marzo sulla prima tappa della Volvo.